together talked about being so free i'd like to kiss you desperately kiss you like i did in 1990 Together and I remember each and every day. Still want to kiss you, desperately kiss you. sognare si può buongiorno buongiorno a tutti ben ciao. trovata la nostra Stefania Rubatti Grazie. dottoressa in psicologia e psicoterapia chiedi alla mente la sua pagina e la nostra trasmissione anche. esatto, ciao, eh. buongiorno a tutti buongiorno, buongiorno a tutti quanti intanto un salutone a tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno un salutone a Gianni Ricci e a tutto lo staff di Radio Moncalieri www.radiomoncalieri.net che domani ci ascolteranno in replica e un salutone a tutta questa bella gente che è già collegata con noi. Eh, ciao Roberto, ciao Enzo, eh, ciao anche a. Eh, aiuto, mi sono persa tutti i pensi. Comunque. Laura. La, ecco, Lauretta, <ride> ciao Dean, eh, e veramente grazie insomma per, per essere con noi. Anche perché. L'argomento di oggi, come sempre, in realtà come tutti gli argomenti, ma eh, anche questo è bello tosto perché insomma chi più, chi meno, qualche problemino sulla nostra perfezione o imperfezione, sì. qualche insicurezza magari ce l'abbiamo. Sì, sì. E quindi tu ci porti una parola che adesso io me la leggo perché faccio, sai che io okay. con le parole un po' eh. difficili faccio fatica, no? Atelofobia. Atelofobia. Che cos'è? E' la paura, proprio la paura di non essere perfetti, la paura di non essere abbastanza, la paura di non essere all'altezza. Ecco. È un concetto molto legato a quello di perfezionismo. E ci tengo subito solo a sottolineare una cosa, che oggi parleremo del concetto di perfezione e imperfezione in senso molto lato. Quindi intenderemo per imperfezioni eh, sia i difetti, sia a livello fisico che caratteriale, sia eh, le, magari dal punto di vista della prestazione, quindi i fallimenti, gli insuccessi. Eh, mettiamo tutto dentro il concetto di non perfezione. Ovviamente sono concetti eh, ognuno un po' a sé che meriterebbero mh, eh, di essere sviscerati nelle loro declinazioni specifiche però oggi diamo un po' un'infarinata un generale sul concetto di perfezione no? che riguarda appunto sia per quanto riguarda la, la nostra persona che per quanto riguarda quello che noi facciamo e le nostre prestazioni. Ebbene sì, allora intanto voglio salutare Luca, ciao, ben trovato, che ci dice buongiorno, carissime, bellissime e bravissime, grazie, grazie. una bella botta all'autostima, <ride> <ride> grazie Luca eh, grazie grazie. Anche grazie. Laura ci ha messo del suo perché ci ha detto buongiorno, Buongiorno splendide ragazze, quindi buongiorno Grazie. splendida creatura, buongiorno a te e a tutti voi naturalmente, tutti splendidi, tutti meravigliosi. Dai, in questa bella giornata di sole parliamo di imperfezioni. Splendidi ma non perfetti. Splendidi <ride> certo ma non perfetti, ma anche il sole voglio dire non è perfetto, Chiaro. che se ne prendiamo troppo brucia. Certo, eh, certo. Allora, come, come tutto, sì, la perfezione sì, sì. non esiste, questa è la, la prima cosa ovvia che però a volte ce la dimentichiamo da, da sottolineare. No, no, Vero. non fa parte della natura umana la perfezione quindi dobbiamo scendere a patti con questa cosa eh sì, dobbiamo farcene una ragione ragazzi però non è facile non è facile perché comunque che ci piaccia o no siamo quotidianamente bombardati da immagini che ci danno l'illusione che la perfezione possa esistere. No? Sì, attraverso queste, i social, sì. attraverso la televisione, no? vediamo che ci sono corpi perfetti, famiglie perfette, eh, tutti pagati, tutti contenti, tutti felici, ma dobbiamo sempre ricordare che quello che vediamo non corrisponde esattamente al vero, no? sì, sì, uno sì. sui social mette quello che vuole. Le foto, la bellezza è spesso filtrata, insomma, ci sono tanti trucchi per apparire anche come esatto. in realtà non si è. Ci sono i filtri. Però, nonostante questo, siamo anche siamo un po' bombardati da questi modelli, da questi ideali che, po che possiamo eh, rischiare di. Pensare come davvero raggiungibili quando in realtà non, non lo sono, perché semplicemente perché non sono, sono finti, sono costruiti. No? Esatto, verissima eh, questa. E questa quindi cosa. Questa, questa continua ricerca della, della perfezione è ehm, destinata a creare soltanto ansia, eh, stress, sensi di colpa, vergogna. E invece l'imperfezione dobbiamo imparare a guardarla sotto un altro punto di vista, no? come una nostra anche amica, no? come una nostra alleata, perché ah, già porta in sé un sacco di vantaggi psicologici. No? L'accettare certo. di essere imperfetti ci permette di, diciamo, perdonarci quando sbagliamo. Ci permette di perdonarci quando facciamo soffrire qualcuno o quando siamo noi stessi a soffrire, quando deludiamo qualcuno o noi stessi. Eh, questo tenere a mente che siamo esseri imperfetti, comunque ci aiuta a, ad affrontare anche le difficoltà con un altro spirito, perché Vero. ricordiamoci che questo non significa cadere nella rassegnazione, nella passività, anzi, no? Significa accettare, riconoscere i propri limiti, le proprie difficoltà, anche i propri fallimenti o i propri difetti, no? per poterci lavorare sopra per poter avere degli obiettivi realistici da raggiungere. Sì, no? non così esatto finti e lontani. Non, in, non inesistenti in realtà, ma obiettivi certo. realistici da la, lavorarci sopra, poterci migliorare. No? Infatti il concetto di perfezione ci può venire d'aiuto se lo pensiamo, pensiamo alla perfezione magari come a una spinta al miglioramento. No? Certo. Allora se noi pensiamo di voler ritoccare delle cose del nostro carattere, del nostro aspetto, del nostro modo di fare, del nostro modo di gestire il lavoro, le situazioni, insomma, in generale, no? eh, il, un concetto ideale ci può aiutare come spinta, come stimolo al cambiamento, al miglioramento, non deve certo diventare una sabbia mobile dentro cui sì, affogare. Certo. Anche perché poi a forza di correre dietro alla perfezione magari ci... ci... Passiamo il tempo a, a vivere una vita che manca la nostra, nel senso che noi non siamo quelli, magari. Sicur sicuramente no? perché eh, il, il voler essere perfetti a volte ci porta a indossare delle maschere, mm. ci porta a non essere autentici per nascondere quelli che sono magari le nostre fragilità e i nostri difetti la nostra vulnerabilità. Esatto. Invece autenticità che... è proprio la parola, diciamo, chiave di oggi, no? l'essere autentici nel... per quello che siamo. Compresa, diciamo, la fragilità. Compresa la fragilità. Compresa... A proposito di questo, c'è questo... una cosa molto sì, carina. Sì, che... la metafora, la sì. metafora dell'anfora crepata che, che, che rende bene l'idea, no? che racconta di, di un vecchio che tutti i giorni percorreva tanti chilometri, per arrivare a una sorgente prendere l'acqua e portarla al villaggio. Il parchereva questi chilometri con due anfore sulle spalle, no? un po' vecchie e decrepite pure loro, un po', com un po come lui, no? soprattutto una rotta, perdeva acqua, per cui lui arrivava poi tornava poi al villaggio e l'anfora era vuota. E Un giorno l'anfora gli disse: Senti, ma non è il caso che mi sostituisci perché non servo più a niente, non mi riempi, ma io arrivo sempre vuota. Forse eh, è il caso di cambiarmi, di sostituirmi, va, certo. e lui le risponde: Guarda, l'acqua che tu perdi lungo il tragitto serve per eh, irrigare, no? eh, bagnare i semi che io pianto lungo il percorso. Quindi dovresti essere orgogliosa di te perché. Ai, servi come, no? e come, certo perché senza la tua acqua non crescerebbero eh, i fiori, i frutti, le piante che io, semini, che che io seminato, semino certo. durante il percorso. No? Questo ci fa capire che anche i nostri difetti, diciamo, le nostre certo. fragilità possono essere invece viste come delle, dei, dei punti di forza. No? E questo è un concetto mh, giapponese, io adesso non lo so se lo pronuncio bene perché non conosco sì. il giapponese, del wabi-sabi, va così, così si scrive, wabi-sabi, eh? <ride> che è proprio il concetto del, dell'imparare a ehm, cogliere la bellezza anche nelle cose imperfette no? e di conseguenza accettare il naturale ciclo di eh, crescita e deterioramento. No, è... Accettare le crepe prendono le... unici esatto. Eh? Tra l'altro legato a questo concetto c'è il fatto che, per esempio, eh, quando un vaso, diciamo, prezioso si rompe sempre nella loro. Questo è un altro concetto che anche questo non lo so pronunciare, non so se lo dico giusto: kintsugi non lo so. Comunque sì, cioè questo è, eh, sì. Che, ehm, praticamente si tratta di, ehm, che spiega come gli artigiani riempiano ehm, le crepe nei, nelle ceramiche preziose che magari si rompono o comunque si, si screpolano, ehm, con della lacca dorata, con il risultato di evidenziare ancora di più queste crepe. Quindi non cercare di nascondere il difetto o peggio ancora buttare via... L'oggetto, no? ma anzi evidenziare la, la fragilità, evidenziare la vulnerabilità che diventa per, un, perfino, cioè, rende un il tocco vaso di, di bellezza. Esatto, perfino no? più bello e più prezioso. Quindi, per assurdo. E quindi è, la, è proprio un invito a ehm, vedere le, le nostre crepe come innanzitutto ciò che ci rende unici. Per iniziare, allora... Che non è poco certo. comunque, no? Perché se fossimo fatti tutti con lo stampino... Esatto, non è... Eh. Si parlerebbe anche un po' di interesse nei confronti delle persone, insomma, eh, saremmo un po' più... Sì, ma poi, esatto, di, noi siamo di, unici, di piombo, e, no? e gli uni diversi dagli altri e questo è veramente no? il nostro punto di forza, se vogliamo, no? Esatto, e ci, permette, e ci permette di essere delle persone, di autorizzarci, di essere autentici anche nei, nelle nostre... Eh, Fragilità esatto, no. e anche se non siamo il top dei top, bellissimi, bravissimi, organizzatissimi. Eh, anche, eh, sì, ma perché, anche perché eh, l'errore eh. un, un errore molto comune che si fa è quello di associare la perfezione alla felicità. Eh. Per cui si pensa che non ci possa essere felicità se non c'è perfezione. Quando invece è esattamente l'opposto, nel senso che la ricerca ossessiva a volte anche no, della perfezione, innanzitutto fa sprecare un sacco di energie vero no? e poi blocca blocca anche perché se uno ha paura di non essere perfetto rischia di rimanere bloccato allora, no, no, non mi muovo se non ho la certezza di essere perfetto e quindi non fai neanche mai neanche un passo è un ideale che si allontana poi sempre di più no? perché poi si, si rischia di entrare in un, in un circolo vizioso perché io mi pongo degli ideali magari troppo elevati irraggiungibili fallisco e quindi ancora Emozioni, peggio. Ne, emozioni esatto. negative, sensi di colpa, vergogna. Mi impongo di rendere ancora di più la volta successiva. Quindi mi, mi, metto delle, mi, mi impongo delle, delle regole magari ancora più severe, e via dicendo: esatto, e se ne, e se un meccanismo se esatto, assolutamente deleterio. Perdonami un attimo, certo. voglio eh, portarti dei saluti. Eccola qua, Laura Dim ci manda tutti i cuoricini, <ride> grazie. E Luca dice: 'Felicissimo di essere imperfettissimo, ma mai banale' è giusto, esatto. giusto quello certo. che ci stava spiegando la nostra Stefania. Eh, Francesco Murlo, un saluto, un saluto, un abbraccione. Chissà, forse ci vediamo dopo con lui al Circolo degli Artisti. Intanto, ah. salutiamo comunque anche tutti i nostri certo. amici del Circolo degli Artisti. Eh, un salutone. Allora, aspetta, scusa un attimo, che Luca mi scrive ancora, i nostri maggiori difetti sono i nostri migliori punti di forza, esattamente sì, Se assolutamente, bisogna valorizzarli, sì. sì. Eh. e poi mi, eh, Massimo ciao buongiorno Ivana a te e la tua ospite grazie Armanda ciao Armanda Torino dove cosa molto bella questa metafora grazie. ci dice poi un saluto e un buongiorno a Carmelo Cossa il nostro poeta che ci dice buongiorno a voi eh, io le crepe le ho accettate ma non sono riuscito a ripararle ci sto lavorando <ride> Giusto. Ebbene, giusto? sì, chiaramente facciamo del nostro meglio, no? Anche un pochino come si, si riesce, sì. pian in pianino un passo alla volta, proprio passo, come ci dicevi tu. Un, un passo alla volta, un passo alla volta sempre nell'ottica del migliorarsi, senza avere la pretesa appunto di raggiungere la perfezione che non esiste. Esatto, quindi questo, questo è un concetto molto importante, soprattutto come dicevi giustamente tu, eh, in un mondo come quello di oggi, in cui l'apparenza conta tantissimo sì. più della sostanza e in cui proprio l'apparenza, proprio ciò che si mostra, eh, ci può rendere schiavi perché dobbiamo essere belli, perfettini. Eh, e invece, in se gine... impariamo ad amare noi stessi per quello che siamo. Di conseguenza possiamo amare anche gli altri per quello che sono. Che è meglio. Ed è l'unico modo per creare davvero dei, dei rapporti, delle relazioni autentiche e positive. Esatto, anche questo fatto no? di, di credere di poter essere amati soltanto se siamo perfetti. Questa, questa è una cosa che, 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 non, che non è vera, nel senso che spesso pensiamo di poter essere apprezzati, stimati. Eh, amati solo se siamo perfetti, ma in realtà è, è, un, è un nostro pensiero, perché penso che nessuno si aspetti da noi la perfezione. Così come d'altra parte noi non ce l'aspettiamo dagli altri certo. la perfezione. No? Però, però la tendenza magari un Quindi po' Quindi è, è una proiezione nostra della nostra maniera di controllo, perché poi alla base c'è questo: no? il voler controllare tutto, il voler tenere. Eh, il, il, il voler tenere tutto sotto controllo, mettere, finire col mettere un sacco di paletti, un sacco di regole mm. per cui la, la vita diventa un, un, un non vita faticoso, diventa no? un non vivere esatto, perché no? se devi stare dietro a tutte le regole dell'apparire, appunto dell'essere perfetto per piacere a tutti, per andare bene a tutti, ale, cioè non ci un, passa è un, più è un, è un non vivere, è, è, è un non vivere, quando invece potremmo impiegare le energie in maniera decisamente più costruttiva. Appunto, in un'ottica di miglioramento, quello sì, quello sì, perché ricordiamoci che non significa essere passi, accettare, non significa essere passivi. No, esatto, questo è un concetto molto no? importante. Cercare è molto difficile, però, però è fondamentale, no? significa dare, dare sempre il proprio meglio, sì. Perché poi, esatto, quello è un po' come, perdonami se mi in qualche modo faccio un po' mio questo concetto, no? Tanti ti dicono, eh, ma tu sogni, sogni, bisogna. Eh, però poi sognare basta, non serve, esatto. Io sto dicendo per, per realizzare i sogni bisogna fare delle azioni. Per forza. Perché certo. i sogni non è che se tu sogni e poi stai lì, ti cascano. La bacchetta magica non c'è esatto, non esiste. Sì. Sognare significa anche lavorare per raggiungere degli obiettivi. Così come. E gli obiettivi devono essere realistici. Però esatto, no? così come ci stai dicendo tu, no? Non è che uno debba essere perfetto, però dare il meglio quello sì. Cercare di raggiungere quello che per noi ci fa magari anche stare bene, così a quel punto lì viviamo anche meglio senza avere questi eh, sì, esatto, sì. paletti magari assurdi, di cui magari ci importa anche relativamente, tra l'altro. Cioè, Perché oh, spesso certo, no? certo. Cioè, non è una roba che ti piace, è una roba che sembra che è quella che vogliano tutti. No? Sì. E allora diceva: vabbè, anch'io Ma sì, sì, sì. magari a te non Ma infatti ehm, Chi patisce di aterofobia? Eh, di conseguenza scivola anche in un eccesso di compiacenza, no? perché pensa che proprio per poter essere accettato, e qui si apre il discorso anche dell'autostima, perché ovviamente di base c'è una scarsa autostima mm, quando c'è certo. questo pensiero. Che eh, per poter essere amati dobbiamo essere quello che in realtà non siamo. No? Certo. E, e, e quindi si finisce anche in un eccesso di compiacenza, perché se io penso che per essere amata o comunque apprezzata e stimata, devo essere perfetta, essere sempre eh, disponibile, accontentare sempre tutti, eh, perdo la mia individualità. Certo. No? Nel nome del, delle altre persone, no? perdo ecco. la mia autenticità. Sì, e poi magari appunto questo fatto di dire sempre sì non è, eh, di accontentare sempre tutti non è esattamente... È, la, è, cioè, per, è il timore del giudizio quando uno ha paura del edificante, giudizio è no? anche per al... noi stessi dire sempre sì che magari no. non, non ce la fai neanche a fare tutto quello che ti viene richiesto perché se dici sì no, a tutti oltre, sei ansioso stanco e magari ne, neanche riesci nel tuo intento perché sei talmente stanco che magari non riesci a fare comunque tutto il problema tutto, è che no? spesso questi sono meccanismi talmente ehm, inconsci, cioè noi magari mettiamo in atto dei, dei, degli atteggiamenti anche mentali eh, senza neanche rendercene conto. Certo, eh? questo, questo è il problema poi di fare questo. E' no? questo il problema, l'avere la forza di fermarsi ogni tanto e eh, farsi, farsi un paio di domande per cercare di capire se stiamo vivendo eh, una vita o se stiamo vivendo una non vita. Sì, no? infatti questo è molto importante. E correre ai ripari. Se capiamo che stiamo scivolando magari in, in certi meccanismi che sicuramente non ci fanno bene. No? Assolutamente. La, la, il, 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 il timore del giudizio, l'avere la, continuamente bisogno di conferme. Questi sono poi i campanelli d'allarme. No? Il bisogno di conferma, il pensare che le, il proprio valore dipenda da quello che dicono gli altri. No? Mm, quindi eh, essere quindi condizionati. Eh, anche. L'ansia anticipatoria, per cui ogni volta che si deve fare una cosa, appunto l'ansia di farla nella maniera. Più perfetta e ineccepibile possibile, no? E di conseguenza, tristezza, vergogna e sensi di colpa quando questi obiettivi quasi sempre non si riescono a raggiungere. E certo, perché se come dicevamo, se, se l'obiettivo che noi ci poniamo è un, un obiettivo: Fasullo, permettimi, come dicevi tu, non reale, chiaramente poi difficilmente possiamo raggiungerlo, effettivamente. Cioè. Eh, Enzo dice l'autenticità, che bella parola, dovremmo cercarlo, cercare, eh, cercare tutti di, di essere eh sì. autentici. Sì, no? sì, è eh, effettivamente è, è una parola che piace mi piace molto perché racchiude proprio il senso della, della nostra unicità. Perché effettivamente noi siamo tutti diversi. E quindi eh, restare fedeli a noi stessi è, è davvero difficile delle volte. Sì, anche perché comunque ecco, questa è un'altra cosa importante. Eh, ricordiamoci che eh, noi stessi siamo in continua evoluzione, in continuo cambiamento, cioè niente dura, niente è completo, niente è perfetto. Il concetto di perfezionismo non può esistere in quest'ottica. Perché noi stessi siamo in continua evoluzione, non esatto. possiamo rimanere ancorati magari a dei modelli che ci portiamo dietro, perché magari fino a un paio d'anni fa funzionavano. No? E certo, perché, eh, perché cambiamo bisogna avere la, la capacità di eh, resettarsi ogni tanto no? esatto, e rimanere, vero, al tempi, sì, generale, altri, certo. rimanere al passo con i nostri tempi, non con i tempi in generale, ma rimanere al passo con i nostri tempi. Sì, poi mi piace molto il concetto che hai, che hai sfiorato prima, il fatto di eh, permetterci di essere noi stessi, quindi perdonarci per non essere quello che gli altri magari vogliono, cioè permettercelo. Più che altro perché sì. delle volte non ci permettiamo di essere noi stessi perché pensiamo che poi dopo è il lavoro e gli altri, e questo e quell'altro. Sì, abbiamo tutta una serie di. Se di... riusciamo a fare questo, ci risparmiamo tante emozioni negative, tanti mm. pensieri negativi che non farebbero altro comunque che bloccarci ancora di più e infangarci sempre di più nella spirale. Assolutamente no? sì. Invece se entriamo proprio in un'ottica di eh, imperfezione, questa cosa come dicevamo prima ci aiuta anche a giustificare, no, giustificare, a comprendere, ecco, eh, a comprendere sì, sì, sì. magari perché abbiamo sbagliato, perché abbiamo deluso, perché abbiamo fallito, perché non siamo perfetti. Ecco, ecco. esatto. È una cosa molto importante da insegnare ai bambini e ai giovani questa cosa qua, no, l'accettazione dei propri limiti, l'imparare a godere dei risultati e dei successi anche quando magari non sono al top. No? Questo è importante. Goleare anche di un secondo posto, per dire, no? per, per usare un'immagine di immediata... Esatto. Eh, che si riesce Beh, a captare subito. Grazie, sì, riuscire, rendi... riuscire a godere anche di un secondo posto. Sì, sì, no? esatto. No? Perché hai ragione, è, siamo talmente legati a questa eh, apparenza che devi... Ecco, solo uno vince, no? gli altri, dal sì. secondo in poi, non se li ricorda nessuno. Sì, sì. E in effetti è... Cioè, bisogna veramente pensare che per essere arrivati al secondo posto hai lavorato comunque tanto certo, e ti devi certo. anche godere quel momento e lì. E poi bisogna ricordarsi che comunque il fallimento, adesso il secondo posto non è certo un fallimento, però, no, so, però anche l'ultimo posto, voglio dire: il fallimento è comunque un'esperienza relativa a quel momento lì, a quella situazione lì. È un'esperienza di vita no? che non deve andare assolutamente ad intaccare la persona, no? Per cui io sbaglio, fallisco lì. Non sono io una fallita, non sono io sbagliata. Ho sbagliato ma non sono sbagliata. Certo, ho fatto un errore ma è l'errore che è fuori di me, cioè, non è che io sono io sbagliata. Io l'ho fatto tutta. ma ne assumo le mie responsabilità, cerco di correggere, cerco di migliorare, ma non deve andare a mettere in discussione quella che è la mia persona. Eh, questo è molto importante effettivamente. Eh, il fatto di, eh, per questo che dicevo prima, il perdonarsi, no? cioè, perché noi in realtà possiamo fare degli errori, non succede niente. Se, se, se sbagliamo certo. possiamo anche chiedere scusa eventualmente, certo. cioè, però insomma. È, è importante questo concetto. Delle volte non ce lo permettiamo, no? E quando anche sbagliamo... E sì, mm, sì, 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 anche per, per quanto riguarda i giudizi degli altri, vanno ridimensionati. Certo. Dobbiamo ricordarci che i giudizi degli altri sono innanzitutto opinioni. Infatti io invito sempre le persone a sostituire la parola giudizio con la, persona, con la parola opinione, perché la, la parola giudizio è molto è pesante, pesante, no? Sì, Invece sì, è, sì, è, sì. quando noi esprimiamo un giudizio, in realtà è un'opinione nostra Discutibile, Assolutamente, sì, transitoria, certo. legata a quella situazione uh, specifica, no? e così vanno pensate, no? I, i giudizi sono opinioni relative a una, a una determinata situazione specifica e non legata alla persona, e questo è importante. Questo è molto importante. Voglio salutare ancora la nostra Lucia Simonis, ciao, e eh, Gisella, Gisella, eh, Gisella Schifano, ciao, grazie, eh, grazie a tutti voi e chi ci avete ascoltato e che ci ascoltate e che ci ascolterete perché naturalmente questa puntata è riascoltabile e come ripeto domani sarà in replica mm -hmm. su Radio Moncalieri www.radiomoncalieri.net Senti mi, a questo punto siccome mancano veramente pochissimi mm -hmm. minuti al termine mm -hmm. ti chiedo un paio di consigli veloci veloci mm -hmm. no? eh, tanto per così darci due o tre punti di riferimento e poi comunque vorrei ricordare a tutti quanti che per i, pro, i temi da affrontare se avete domande eccetera potete farceli potete sottoporceli potete chiamare direttamente la dottoressa mm -hmm. Sulla pagina eh, chiedi alla mente? Pagina, sì, la pagina professionale chiedi alla mente oppure il profilo personale che è Stefania Rubatti. E poi il telefono eh, 347-435-4333. Questo per i vostri consigli, per, cioè, se avete bisogno di consigli, eccetera, ma anche per sottoporci, magari ma che dei per i quesiti. Loro consigli veramente. Nel senso sì, che esatto. qualche spunto. E in questo senso, appunto, ci, per darci qualche, piacere, qualche sì. idea, eh, qualche bravissima, qualche spunto da sottoporre, mm. da affrontare nelle prossime puntate. In chiusura, in chiusura, due consigli. Allora, il qualche, qualche... primo, quello che diciamo sempre, è sviluppare la consapevolezza di sé e questa è la base per qualunque percorso di, di, di crescita. No. E quindi provare a capire, cominciare a chiedersi cos'è che ci fa sentire inadeguati, in quali situazioni ci sentiamo a disagio, eh, in, come vivo il giudizio degli altri. Quindi, cercare di fare un po' chiarezza dentro di sé. E quindi questa ma questa è la base che vale per tutto, sì, no? insomma sì. la consapevolezza di sé è la, è, è la base che vale per tutto. Un consiglio facile, facile di, 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 di immediata applicazione è l'autoironia, nel senso che... Eh, sì, magari non prenderci troppo sul serio, scherzare un po' A volte la leggerezza. Eh, che non è superficialità, come disse non mi ricordo più chi, però lo no, dico spesso anch'io, dai. La legge... leggerezza <ride> non è superficialità, no? Beh, quindi un po' di autoironia, un po' di leggerezza e non paragonarci agli altri. Ecco, anche questa è una cosa molto importante perché ogni individuo è un individuo a sé. Quindi non Questo, paragonarci certo. al agli altri e smettere di lamentarci, uscire dalla condizione della vittima. Smettere di, di, di lamentarci, imparare a sfruttare le avversità, imparare a, a sfruttare gli ostacoli e migliorare ciò che abbiamo e chi siamo. È, senza è disfattismo e senza, e senza vittimismo, ma con l'obiettivo appunto di, 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 di migliorare per se stessi, non per raggiungere un, un ideale. Esatto, questo, questo concetto che, che abbiamo toccato, infatti, il fare sempre del nostro meglio, secondo me, è sicuramente un punto molto, molto vivere, importante. Vivere il presente, che è un po' collegato al concetto del, del vivere il qui e ora, no? Sì. Senza appunto la maniera del perfezionismo che ci porterebbe a non apprezzare magari anche quello che abbiamo, perché magari non rispecchia quello che è il nostro ideale, no? Quindi, a, 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 apprezzare anche le, le, le imperfezioni accettare anche ciò che non è perfetto no? in noi stessi negli altri e in, in tutto ciò che ci circonda no? quindi accantonare anche il concetto del, del sé ideale no? e fare spazio al sé reale perché che è l'unico modo volte... per stare in pace con se stessi è appunto Andare avanti nel, nel percorso della vita. No, esatto, che tante volte è proprio ciò che ci rende realmente mm. felici, no? piuttosto che rimanere legati a un concetto astratto. Ciao Simone, Simone Gubiotti, il nostro artista jazz che è passato da Torino proprio da, in questi giorni, ma poi vi, vi racconteremo delle cose anche su di lui. Io eh, su, con questi tuoi consigli eh, ringrazio i nostri ascoltatori e chiudiamo il nostro appuntamento e eh, ringrazio te io ringrazio te ringrazio tutti e quindi eh, la prossima settimana mercoledì alle 16 chiedi alla mente e eh, mm -hmm. mi raccomando alla prossima grazie ciao a tutti